Sempre martedì 11 giugno 2024, proviamo un attimo a staccarci da questo periodo, da queste ore dopo la WWDC che ha visto la presentazione, oltre dei vari aggiornamenti software, principalmente dell'ennesima intelligenza artificiale Apple Intelligence, che appunto senza ridire tutte le stesse cose perché moriremmo di gonadi gonfie. Sappiamo insomma che il comune denominatore di tutta la questione è la compatibilità con Apple Silicon e A17 Pro degli iPhone 15 Pro e Pro Max. Senza ridire la stessa epopea del fatto che hai l'iPhone 14, hai l'iPhone 15, benissimo, ciaone, vedremo cosa succederà e di come il futuro Siri, che è assente nelle prime beta, si comporterà e cosa sarà in grado di fare sui prodotti che non sono a quanto pare di punta. Ora, appunto, parliamo un attimo dell'M1. Cosa ci riserverà la seconda metà dell'anno, ovvero da partire da settembre, ottobre e novembre? Prima di tutto sappiamo che arriveranno i nuovi iPhone e sappiamo che quest'anno sarà il turno degli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. E cosa sappiamo di per certo? Sappiamo di per certo ovviamente che a partire da oggi tutti i futuri prodotti Apple supporteranno ovviamente Apple Intelligence, che vi ricordo non c'è una data d'uscita ufficiale, ma sarà in beta appunto nella seconda metà dell'anno e verosimilmente, se volete sapere insomma un po' come la penso, arriverà con iOS e iPadOS e macOS.4. Quindi di qui a marzo, di qui ad aprile del 2025 è tutto bellissimo, ma tutto estremamente rarefatto. E sappiamo che Apple, tutte le volte che inizia lo sviluppo di un software, una versione di iOS, in contemporanea sviluppa la .0, ovvero la beta che stiamo provando, e anche direttamente la .4, perché è sempre stato considerato l'aggiornamento di metà corsa, da iOS 16, da iOS 15, da iOS 13, per non parlare dell'ultima 17.4 che in Europa ha portato il side loading. Quindi fondamentalmente è questo. Sappiamo però appunto che non avrebbe nessun senso dal punto di vista aziendale, di marketing, di logistica, presentare futuri prodotti castrati da Apple Intelligence, perché non rientrerebbero banalmente nelle spese. E quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo il processore, i due processori sui futuri iPhone, A18 e A18 Pro, che per quanto mi riguarda l'A18 sarà sì inferiore sotto alcuni aspetti all'attuale A17 Pro, ma ovviamente in grado di gestire Apple Intelligence, e poi ci sarà la naturale evoluzione dell'A17 Pro, ovvero l'A18 Pro, che sarà ancora più performante. La domanda sostanziale, quindi, in questo punto tra virgolette di stallo, di questo inizio estate, con questo fulmine a ciel sereno, si fa per dire, delle AI di Apple: avrà senso comprare l'iPhone 16? Perché? Perché puntualmente la riflessione che io e qualsiasi youtuber, qualsiasi influencer, qualsiasi appassionato fa ormai da 5, 6, 7 anni a questa parte è: non ha senso cambiare iPhone ogni anno, non ha senso cambiare ogni anno con il nuovo modello Pro o base che sia, tranne probabilmente quest'anno. Perché? Perché io parlo appunto, sono pienamente tirato in causa da questo, avendo l'iPhone 15 base e di conseguenza non compatibile con la nuova intelligenza artificiale, potrei sentirmi legittimato a comprare il futuro iPhone 16, che sappiamo al di fuori del nuovo processore e di conseguenza di tutti questi servizi compatibili non cambierà niente, avrà lo stesso schermo, avrà lo stesso design, avrà gli stessi 60 Hz, avrà probabilmente sempre 128 GB di base e tendenzialmente cambierà solamente nei modelli base il tasto azione, che anche lì su iOS 18 è leggermente valorizzato in più, ma neanche più di tanto. E apro e chiudo parentesi: avete visto in iOS 18 beta la presentazione
qualsiasi tipo di elemento grafico che va a intersecarsi con l'isola dinamica? Io no, questa cosa qui la trovo assurda, cioè fino a che l'isola dinamica era esclusiva dell'iPhone 14 Pro aveva senso non valorizzarla più di tanto, ma ora che è presente in tutte le lineup tranne nel modello SE, sinceramente l'ho trovata più uno scandalo questo, cioè che l'isola dinamica continui ad essere completamente inutile piuttosto che il redesign completo. Ma insomma, Apple ha preparato il terreno perfetto dal mio punto di vista per rendere appetibili tutti i nuovi iPhone. Poi lo so io, lo sapete voi, scrivetelo pure e vadano pure a fanculo perché io ho comprato l'iPhone 15 e non ci va e non gli do più un euro. Legittimo, bravissimi, 10 punti a Grifondoro. Però tendenzialmente la massa, io presumo la stragrande maggioranza dell'utenza, valuterà l'acquisto dell'iPhone 16 e 16 Plus come un ottimo punto di partenza per l'intelligenza artificiale. E credo anche che a partire da quest'anno, o meglio dal rilascio del futuro iPhone 16, le novità di iOS, il cammino, la struttura, l'evoluzione futura di iOS sarà quasi sempre solo basata su questo, e quindi guarderemo nel futuro al futuro iPhone 16 come abbiamo visto ai modelli più gloriosi negli scorsi anni, che sono durati tanti aggiornamenti. Cosa ne penso io? Io penso che soprattutto in Italia, non sto parlando ad esempio negli Stati Uniti dove sì, ci sarà un periodo di beta, ma nativamente nel linguaggio nativo inglese sarà basilare, focalizzata l'intelligenza artificiale. Io credo che appunto parliamo ipoteticamente di una Apple Intelligence che arriva nel 2025 e che tendenzialmente sarà valorizzata nel futuro, quindi l'idea che vedo tanta gente che scrive, allora a questo punto io mi compro l'iPhone 16 dato che sono rimasto all'iPhone 13, dato che sono rimasto all'iPhone 12, possa essere un ragionamento valido, ma per chi ha un iPhone 14 Pro o un iPhone 15 convenga comunque aspettare. Dal mio punto di vista io credo che abbiano creato il clima perfetto per avere hype per tutti e quattro i prossimi modelli, ma relativamente per quanto riguarda il territorio nazionale italiano. L'iPad, il discorso è diverso. Perché? Perché l'iPad supporta Apple Intelligence a partire dall'M1 e abbiamo l'iPad Pro M4 che è bello quanto volete, ma è un bellissimo fermacarte. Abbiamo l'iPad Air M2 che, come vi ho sempre detto, è quello più equilibrato, anche se il prezzo è importante. Rimangono fuori l'iPad mini e l'iPad base. iPad base che non è stato modificato, non è stato aggiornato dal 2022. L'iPad 10 che abbiamo ha un chip A14, quindi parità di prestazione dell'iPhone 12, quindi fuori completamente. E ci aspettiamo, a questo punto è lecito aspettarsi a questo punto, che l'iPad base, l'iPad 11, che dovrebbe uscire settembre-ottobre, periodo classico del back to school, possa guadagnare l'M1, che avrebbe assolutamente senso perché sarebbe lo stesso cammino che l'iPad Air ha subito qualche anno fa, passando dall'iPad Air 4 del 2020, paragonabile appunto all'iPhone 12, direttamente al chip M1, perché mi rifiuto di pensare che il nuovo iPad dedicato agli studenti non abbia l'intelligenza artificiale all'interno, perché sarebbe assurdo. Quindi è lecito aspettarsi a settembre gli iPhone 16 con l'A18, i 16 Pro con l'A18 Pro e l'iPad base con l'M1, il che, se volete sapere la mia, è un panorama molto molto interessante, ed è lo stesso motivo per il quale vi dico ad oggi, a giugno del 2024, non comprate l'iPad base, che si trova a prezzi interessantissimi, alle volte su Amazon è a 2,99, è allettante, il prodotto è limitato ma comunque buono, però non ha senso perché a settembre passerà automaticamente al dimenticatoio. E poi c'è il discorso iPad mini. Cosa fanno con il futuro iPad mini? Anche quello lo sappiamo che è addirittura d'arrivo, vi ripeto, settembre-ottobre. E lì cosa fanno? I casi sono due: o anche l'iPad mini passa all'M1, ma avrebbe poco senso perché l'ultimo iPad mini di 3 anni fa
alla 15, quindi non c'è un passaggio, quindi o l'iPad mini passa all'M2 diventando di fatto membro del segmento iPad Air, che dal mio punto di vista sarebbe la cosa migliore e auspicabile anche per stage manager, per professionalità aggiuntiva, oppure anche il futuro iPad mini resterà sulla serie A dei processori passando direttamente all'A18, cioè si potrebbe ripetere lo scenario del 2021 dove con la presentazione degli iPhone 13 con il chip A15 anche l'iPad mini passò al chip A15 e nel caso appunto anche l'iPad mini con l'A18 sarebbe l'unico e l'ultimo iPad rimanente con la serie A comunque compatibile con Apple Intelligence. Quindi nel caso per quest'estate, se avete bisogno di un iPad Pro, andate di iPad Pro, iPad Pro M4, divertitevi a spendere una barca di soldi, altrimenti andate solo ed esclusivamente come concezione di iPad Air M2, oppure aspettate settembre-ottobre e vedete un po' cosa succede, perché la cosa è molto interessante. E detto questo, questi sono consigli che io vi do, sono riflessioni ad alta voce che però tendenzialmente potrebbero essere tutte esatte. Volevo spendere una nota sull'Apple Watch. È stato presentato WatchOS 11, che si conferma dal mio punto di vista una delle versioni più scarne di sempre, al pari, se non sbaglio, di WatchOS 8, di quando cambiò una watch face e basta. Tra l'altro non ne hanno presentate neanche. Sappiamo però due cose: WatchOS 11, vi ripeto, praticamente con zero novità, taglia tantissimo supporto, cioè si pensava che quest'anno sarebbe uscito, insomma, dal supporto semplicemente il serie 4 del 2018, ma non è stato così. WatchOS 11 taglia l'Apple Watch serie 4, serie 5 e la prima generazione del modello SE, che dal punto di vista del processore e dell'interno era lo stesso del serie 5. Quindi hanno fatto un bel taglio e dal mio punto di vista ad oggi immotivato, perché vi ripeto, non cambia niente, quasi niente da WatchOS 10 a WatchOS 11. Tra l'altro non c'è stata nemmeno la menzione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'orologio. Quello che può succedere, secondo me, sarà una cosa interessante, ovvero quest'anno nel 2024 l'Apple Watch compirà 10 anni, l'è rilasciato, presentato il primo nel 2014 con l'iPhone 6 ed è possibile che quest'anno arrivi il fantomatico Watch 10, il Watch X per il 10° anniversario, rivisto esteticamente con una nuova tipologia di processore e con lì sopra l'esclusiva dell'intelligenza artificiale. Quindi effettivamente il panorama che ci si pone davanti è molto interessante, perché questa Apple Intelligence va visto, vi ripeto, tranne il periodo di beta, tranne il periodo di transizione affinché arrivi anche in Italia e simili, come un vero spartiacque molto più importante di un semplice, si fa per dire, grande aggiornamento di un sistema operativo, quanto un aggiornamento di paradigma. Ovvero, ritorno a dire, sui Mac sono compatibili quelli Intel di ultimissima generazione nel 2019-2020, ma non guadagnano niente, e si partirà tutto dall'M1 e tutto dai processori a partire da quest'anno della serie A. Morale della favola, se voi in questa estate volete acquistare qualcosa, il mio consiglio spassionato è di non farlo e vedere a partire dai primi giorni di settembre, o meglio anche i primi rumor credibili di agosto, tra un paio di mesi, di cosa succederà. Siete intenzionati a comprare l'iPhone 16 o vi sentite veramente presi per il culo e quindi per un po' di tempo non darete più soldi all'azienda? Ditemi la vostra, io sinceramente sono curioso. Ad oggi sto fermo, il mio Apple Watch ha una batteria che dura poco, ma me lo tengo, il mio Serie 7 finché non esplode. Possibilmente spero che non mi esploda mentre dormo. Ciao!